La mancata imposizione dei controlli alle frontiere post-Brexit mette a rischio gli standard alimentari. E la Brexit sembra stia creando dei problemi anche sugli standard di qualità per i prodotti alimentari importati nel Regno Unito. Quello che una volta era compito comunitario, ora è responsabilità esclusiva di Londra, che però sembrano essere in netto ritardo, soprattutto per quanto riguarda i controlli. Vediamo il servizio di Simona Sieda. Secondo un nuovo rapporto, l'incapacità del governo di imporre controlli complessi sulle importazioni di cibo proveniente dall'Unione Europea ha esposto il Regno Unito al rischio che prodotti scadenti raggiungano i supermercati del paese. Il rapporto della Food Standards Agency, FSA, e della Food Standards Scotland, FSS, afferma che l'attuazione di controlli completi entro la fine del 2023, al più tardi, dovrebbe essere la priorità dei ministri. Prima della Brexit, il cibo importato dall'Unione Europea era certificato per la sicurezza dalle autorità europee, ma, a causa della separazione con Bruxelles, il compito ora ricade sul Regno Unito. La Gran Bretagna non era pronta ad effettuare controlli al confine quando le norme post-Brexit sono entrate in vigore nel gennaio 2021 e l'attuazione è stata posticipata a luglio di quest'anno. Ma il ministro del gabinetto Jacob Rees-Mogg ha annunciato ad aprile che avrebbe rinviato nuovamente la misura, perché complessa e costosa, rimandando l'introduzione dei certificati alla fine del prossimo anno, come misura di riduzione dei costi. L'imposizione di controlli derivanti dall'accordo sulla Brexit sarebbe stata un atto di autolesionismo, costando alle aziende britanniche 1 miliardo di sterline all'anno, ha affermato il ministro. La presidente della FSA, la professoressa Susan Jebb, ha avvertito oggi che il ritardo ha ridotto la capacità delle autorità predisposte di impedire l'ingresso di prodotti non sicuri nel mercato del Regno Unito. Sebbene il rapporto FSA e FSS non abbia trovato prove di cambiamenti significativi nello standard degli alimenti importati dall'Unione Europea dopo la Brexit, ha avvertito che la mancanza di controlli sulle importazioni significa non ricevere garanzie ufficiali dal paese esportatore che le importazioni soddisfino gli standard di sicurezza di alimenti e mangimi del Regno Unito. Il rapporto ha identificato l'imposizione di controlli post-Brexit come uno dei rischi significativi per gli standard alimentari, insieme a un calo del numero di ispezioni alle imprese alimentari a causa delle pressioni di bilancio sui councils. Simona Sieda, per Italy Today UK.